Buonasera amici telespettatori, ci troviamo all'oratorio Don Bosco in compagnia di del grande Giba per il Giba Day. Come la vedi questa giornata? Ormai è terminata, comunque mi sono divertito tantissimo, ci sono venuti tanti ragazzi, tante ragazze e anche tanti genitori. Abbiamo quasi ultimato la giornata, adesso ci manca solo il taglio della torta. Penso proprio che per il tempo che ho dedicato che sia stata una cosa molto bella e molto utile, soprattutto per i bambini. Grazie anche a Simone che è qua vicino, Moreno che mi sono stati a fianco, è tutta un'estate che sto vivendo con loro e niente, cosa vuol dire? Il profumo dei bimbi è tutta un'altra cosa. E qua vicino a me c'è il magico allenatore della Pro Italia e della Polisportiva Spezzina, Moreno Cerchi. A lui chiediamo come gli è sembrata l'esperienza in Belgio. L'esperienza in Belgio, parli di quella che esatto, 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 Aurora. Esatto. Ragazzi, com'è stata? È stata una grandissima, bellissima esperienza. È inevitabile poter dire diversamente, pertanto abbiamo vissuto e convissuto 10 giorni praticamente insieme e abbiamo condiviso non solo l'aspetto sportivo ma soprattutto quello della convivenza, dell'aspetto umano, e abbiamo portato a casa penso il risultato più grande di tutti, oltre a quelli sportivi che sono stati di rilievo e lì non si discute, la consapevolezza che ognuno di noi non ha limiti, e quindi ogni giorno è una sfida, parte e termina la sera con qualcosa di più da portare a casa. Quindi queste sono le sfide, nostre piccole sfide quotidiane, dobbiamo imparare a portarle sempre a termine tutti i giorni. E penso che il medagliere ha detto tutto, ha portato qualcosa a casa come avevi detto te. Il medagliere assolutamente è stato straordinario, perché Aurora ha portato a casa un argento nei 50 metri piani e un bronzo nel lancio alla pallina, pertanto soddisfacente, questo nell'atletica. Leonardo prende 2 argenti e colleziona 5 quarti posti nel secondo livello della ginnastica artistica, e un certo Simone Bianchi, di tua conoscenza credo, porta a casa 3 ore e 4 argenti, ma cioè praticamente un'ora fuggeria, ecco. Galleria, eh? Bene, pertanto tanta roba, dai, complimenti veramente a tutti, e credo che è un'esperienza irripetibile, o anche no. Anche. Dai. Bene, grazie a Spezia TV, noi vi salutiamo in compagnia di Giba. Aspetta, quest'estate li conoscevo già, ho avuto modo, e anche soprattutto oggi col Giba Day, di incontrare 2 miei grandi amici che mi sono stati un'altra volta vicino insieme a tanti bambini, e questo mi ripaga se ce n'era bisogno di tutti, ma non ne faccio sforzi. Qualcuno mi ha detto: ma perché non ti fermi? Ma non mi fermo. Troppo bello, me lo hanno scritto, mi ha mandato dei messaggi, è l'ora di smetterla proprio, però si vede che non fanno niente gli altri, io sono contento così come sono e sono contento di questa giornata, grazie. Grazie a te Giba, e dunque vi salutiamo dall'oratorio Don Bosco, ringraziamo Spezia TV, ringraziamo Giba e Moreno Cerchi e il Giba Day, alla prossima puntata. E andiamo tutti a sbaffare e ci vediamo dentro. Ciao a tutti.